Gente solo andare via, sai, tra le macerie e i sogni di chi spera, vai, tu sai di me, io so di te, ma il suono della domenica dov'è? Vedo fiorire il grano a braccia tese verso l'eternità, il mio paese. Ho visto cieli pieni di miseria, sai, e ho visto fedi false fare solo guai, che sai di noi, che sai di me, al suono della domenica dov'è? Vedo falciare il grano a mani tese verso l'eternità, il mio paese. Buongiorno, buona domenica, l'aria frizzante del Monte Limina proprio alle nostre spalle, ci troviamo a Mammola. Mammola, bellissimo borgo, il paese dello stocco, dei funghi, ma anche delle tante chiese. Siamo con Don Antonio Mazzà. Buongiorno Don Antonio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, raccontiamo la parola di oggi, il Vangelo. Oggi celebriamo questa 28ª domenica del tempo ordinario e il Signore ancora ci fa un invito un po' differente dalle domeniche scorse, dove il Signore ci invitava a lavorare per la sua vigna. Ecco, dopo tanto lavoro il Signore ci invita a fare festa, ci invita alla sua festa, ci invita a questa festa di nozze, a celebrare questo nostro sposalizio che noi abbiamo fatto con il Signore Gesù. Allora, ecco che ancora una domenica il Signore però ci pone dinanzi a due facce, possiamo dire, le scelte che noi dobbiamo fare nella nostra vita, una scelta buona, una scelta cattiva, mentre le domeniche scorse il Signore ci invitava ad essere quei vignaioli buoni, a differenza dei vignaioli cattivi, questa domenica ci invita ad essere questi invitati buoni che sanno accettare l'invito a queste nozze. Ecco, non essere ingrati nei confronti di questo invito a far festa. E quale migliore invito può essere quello di oggi a celebrare la Pasqua del Signore, la Pasqua settimanale, a questo invito di nozze. Allora, il Vangelo ci invita sempre a porci anche delle domande, no? Per poterlo interiorizzare, per poter maturare nella nostra fede. Ecco, credo che ciascuno di noi debba chiedersi, anche se ci riteniamo cristiani, se accettiamo l'invito del Signore Gesù, accettiamo l'invito ad entrare a questa festa, venite alla festa, oppure lo rifiutiamo, come fanno molti, che si professano cristiani, ma che preferiscono altri tipi di feste e non questa festa, la festa che porta la vera gioia nella nostra vita. Ecco che il Signore, attraverso quella sua infinita misericordia,
non finisce di invitare, ma invita sempre. Allora, invece che rivolgersi solo ed esclusivamente ad alcuni, invita tutti, invita l'umanità intera. Allora, è l'umanità intera che è invitata a far festa, è invitata ad entrare a questo sposalizio, a celebrare la gioia con il Signore Gesù. Allora, il Signore ci invita ad entrare in un particolar modo. Quale? Quello di indossare il vestito più bello, il vestito più dignitoso per poter entrare a questa festa. È logico che non si tratta di un vestito a livello materiale, ma a livello spirituale, ed è il vestito della grazia, quella grazia di cui ci ha rivestiti, come ci dice San Paolo, della sua grazia il Signore, quella grazia di Cristo. Ecco che in questi giorni, ieri abbiamo celebrato, è stata celebrata la messa della beatificazione di Carlo Acutis, questo santo che come parrocchia anche ci siamo impegnati a presentare al mondo giovanile già quasi da un anno, e che abbiamo riproposto in questi giorni, il beato Carlo Acutis, questo ragazzo di 15 anni che accetta nella maniera più semplice, nel quotidiano, l'invito alle nozze che il Signore Gesù, che il Padre fa per entrare a questa festa. E allora uno dei suoi pensieri che forse ci dovrebbe aiutare in questa domenica è proprio questo. Lui dice, la gente forse non conosce il vero senso di poter partecipare alla messa, a questa festa di nozze, perché a questa festa di nozze il banchetto che ci viene preparato è proprio questo agnello, lui stesso, il Signore, il cibo per la nostra vita. Ecco, allora noi insieme al beato Carlo Acutis, appena proclamato beato, ma attraverso questo invito costante ogni giorno che il Signore ci fa, vogliamo entrare alla festa di nozze e celebrare la gioia di questo regno, del regno del Padre. Abbiamo ancora due soli minuti per raccontare la tua mammola, com'è? La mia mammola, una mammola molto attiva in maniera religiosa, ci diamo da fare. E ci ripetiamo continuamente, almeno l'invito che faccio io e sembra che sia accolto, è quello di sempre di muoverci, di operare per il bene di tutti, non solo il nostro personale, ma per portare il bene di tutti e il bene del paese. Ecco, questi paesini interni che un po' si vanno spopolando, che cosa rimane? Il volersi bene. L'operare il bene per il luogo dove si vive, bisogna amare il luogo dove si vive, ed io ormai la chiesa qui fa anche da punto di riferimento, assolutissimamente, no? Sì, assolutissimamente sì, sono anche il punto dove, essendo uno spazio anche più grande, molte volte accogliamo alcuni eventi, ed io lo faccio con molto piacere, soprattutto quegli eventi culturali che possono portare maturità, ecco, alla vita di tutti quanti. Grazie, grazie Don Antonio. Lo congediamo perché lui deve concelebrare insieme a Monsignor Francesco Oliva, quindi la linea va subito per la Santa Messa. Torneremo subito dopo perché avremo una seconda parte appetibile con le confraternite. Vi racconteremo di questo magnifico borgo. A dopo.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci dice venite alla festa, vogliamo vivere questo momento come un momento di festa, perché Lui, il Signore, è presente in mezzo a noi, ci dona la Sua parola e ci dona se stesso. Non siamo degni di così grande dono, per cui vogliamo dire grazie al Signore e disporci a vivere nella pace del cuore questa celebrazione. Saluto tutti quanti voi, comunità di Mammola, così come saluto tutti coloro che da casa ci seguono attraverso l'emittente Telemia, e vogliamo invitare tutti a godere di questo momento e a mettersi in ascolto. Ricordo innanzitutto la nostra indegnità, i nostri peccati, invocando la misericordia e il perdono del Signore. Confesso che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i fratelli, pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
sapienza del tuo Spirito, perché possiamo testimoniare qual è la speranza della nostra chiamata e nessun uomo abbia mai a rifiutare il banchetto della vita eterna e ad entrarvi senza l'abito nuziale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Esaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. L'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: ecco il nostro Dio. In Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci. Esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Mi guida per il giusto cammino, a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne, tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Abiterò per sempre nella casa del Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza. Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni vostro bisogno secondo la sua ricchezza con magnanimità, con magnificenza, in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Aleluia.
Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Il Signore sia il tuo labbro nel tuo cuore perché possa annunciare degnamente il Vangelo del Signore, nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze. Ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli che se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ha i propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe e fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovavano, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Anche noi quest'oggi abbiamo sentito l'invito del Signore: venite alla festa. Per questo siamo qui quest'oggi, per festeggiare, gioire. Quando il Signore è in mezzo a noi non possiamo non festeggiare, non possiamo non gioire. L'immagine del banchetto
L'aspetto iniziale è l'immagine dominante della parola. Elia usa questa immagine del banchetto per richiamare l'attenzione di tutti noi quello che sarà il regno di Dio, il futuro, l'eternità. L'immagine del banchetto, quindi questo sedere attorno a questo tavolo imbandito di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati, sta a significare come la famiglia umana che siede alla stessa mensa, che condivide gli stessi cibi e le stesse bevande, è unita e può gioire, può far festa. Non c'è, credo, immagine più significativa che possa raffigurare la vita futura, che possa raffigurare il paradiso. Non c'è un'immagine più bella di questa del banchetto, un'immagine presa dalla nostra realtà di ogni giorno. Noi sappiamo quanto sia importante nelle nostre feste, particolarmente nelle feste di matrimonio, quanto sia importante il banchetto nuziale e quanto sia curato, perché tutti coloro che partecipano a questo banchetto devono sentirsi un cuor solo ed un'anima sola, devono sentirsi una famiglia. Sedere allo stesso tavolo vuol dire godere di una familiarità, di un'amicizia, di una relazione positiva. Due persone che non si vogliono bene, che si odiano, non siederanno mai allo stesso tavolo. Allora immaginiamo questo regno di Dio, questa vita futura, come il sedere allo stesso banchetto, far festa, perché al centro di tutto c'è il Signore. L'immagine del banchetto, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, è ripresa anche da San Matteo, proprio per descrivere il Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli si assimila a un re che fece una festa di nozze per il suo figlio e mandò i suoi servi ad invitare le persone, venite alle nozze. Ma tutti gli invitati non ne vollero sentir parlare. Tutti trovarono una scusa. Chi aveva da fare, chi doveva pensare ai suoi affari, chi era preso da mille altre preoccupazioni, per cui tutti coloro che venivano invitati a prendere parte alla festa nuziale si rifiutarono. Allora il re, che non voleva assolutamente che la festa venisse interrotta, venisse sospesa, dice: andate per le strade ovunque voi trovate delle persone e invitatele a venire. Ciechi, zoppi, storpi, malati, buoni, cattivi, invitate tutti a partecipare a questa festa. È molto bello questo particolare che ci viene raccontato. Tutti siamo invitati a prendere parte alla festa delle nozze dell'agnello. Tutti siamo invitati, cioè, a partecipare alla salvezza che Dio vuole realizzare, a questo mondo nuovo che Dio vuole realizzare. Tutti, buoni e cattivi, Dio non esclude nessuno. E l'invito però è rivolto alla libertà della persona. Se tutti siamo invitati, non sempre tutti accettano l'invito, e non c'è cosa più brutta, più offensiva, che rifiutare l'invito a partecipare alle nozze. Dio quindi, che chiama tutti, lascia la libertà di ciascuno di rispondere. Nessuno è costretto a partecipare a questo banchetto. Tutti siamo liberi di poter partecipare. Ecco, questo banchetto ci richiama anche il banchetto eucaristico, la celebrazione dell'Eucaristia. L'Eucaristia è un invito anche. L'Eucaristia è un invito a prendere parte alla mensa del Signore, ad ascoltare la sua parola, a nutrirci del suo corpo e del suo sangue. Ma anche questo invito è rivolto a tutti, particolarmente rivolto ai cristiani, ma noi sappiamo che la maggior parte dei cristiani non accetta questo invito. Allora ecco la riflessione quest'oggi su questo. Il Signore mi dice: vieni alla festa. Ma io sono pronto a vivere questo momento come un momento di festa, sendo l'Eucaristia domenicale come un invito a prendere parte a questo banchetto e a partecipare alla gioia del Signore? Oppure per me questo è un momento che riservo soltanto
a quelle occasioni in cui ho nulla da fare o non ho nulla da fare, ma di per sé non è invece un appuntamento settimanale. Ecco, l'invito a partecipare alla festa del Signore è un invito importante per noi, è un invito quindi che è rivolto a tutti e alla libertà di ciascuno. Ma ci sono anche delle condizioni che sono richieste per partecipare a questo banchetto di nozze. Uno degli invitati si presenta senza l'abito nuziale, cioè senza le condizioni necessarie per partecipare a questa festa. Quali possono essere le condizioni necessarie per partecipare ad una festa? La gioia del cuore, la pace interiore, la serenità, la comunione. Mancando tutto questo, mancando la disponibilità a gioire, la disponibilità a stringere la mano al proprio fratello, ad essere in pace con gli altri, mancando tutto questo, manca la condizione essenziale per partecipare alla festa. Quando c'è l'odio nel cuore, la divisione, la contrapposizione, la conflittualità inutile, partecipare all'Eucaristia diventa un controsenso. Nessuno può nutrirsi del corpo e del sangue del Signore se non è in pace, se non è nella pace del cuore. Ecco, noi diciamo se è in peccato. Quella divisione, cioè quella lontananza da Dio, quella divisione con i fratelli, fa sì che manchi l'abito nuziale per partecipare alla festa. Non ha l'abito nuziale chi non vive la sua vita nella dimensione del dono, nella dimensione della carità. Padre della Chiesa spiega come l'essere, quel rivestire, quella veste bianca ricevuta nel giorno del battesimo, che rappresenta la grazia di Dio, la fede da una parte e la disponibilità ad operare il bene, la carità dall'altra. Ecco, se non c'è questo, manca l'abito nuziale che ci consente di vivere bene questo momento. Il momento dell'Eucaristia, quindi il momento del banchetto nuziale che noi condividiamo la domenica, è un momento fondamentale nella nostra vita. Quanto per noi conta questo momento? È la domanda che noi dobbiamo fare. Quanto desiderio c'è in noi di condividere questa gioia del Signore? Concludo dicendovi proprio questo. Fate in modo che la domenica sia un momento bello caratterizzato proprio da questa condivisione dell'Eucaristia, del pane spezzato. Questo essere insieme come famiglia. Abbiamo perso un po' la dimensione familiare della nostra fede, quella dimensione familiare che ci fa guardare i bisogni del fratello, che rende la nostra vita non autocentrata, cioè non centrata su se stessa, ma centrata sugli altri, cioè decentrata. La vita del cristiano è una vita decentrata, cioè non è centrata sul proprio io, sul proprio egoismo, ma è centrata sull'altro. Allora la domenica è il momento della comunità, l'Eucaristia è il momento della comunità, il momento in cui la comunità convocata dal Signore si riunisce intorno all'altare e dove ciascuno si interessa anche non solo di sé, ma si interessa anche dell'altro. Quante volte accade nella vostra comunità che se manca un fedele all'Eucaristia, voi vi accorgiate di questa assenza e vi chiedete perché manca? Magari manca perché non sta bene in salute, magari manca perché ha un problema. Allora diventa per noi motivo di preoccupazione, in questo caso, partecipare all'Eucaristia e pensare anche a chi è assente e al bisogno di cui può avere. Sì, allora l'Eucaristia domenicale è un momento in cui la comunità trova il suo centro d'unità, si riconosce, cioè come famiglia, la famiglia dei figli di Dio. Ma teniamo sempre presente, ogni domenica c'è questo invito del Signore, venite alla festa, non rifiutiamo questo invito del Signore, perché abbiamo sempre, sicuramente tanto da guadagnare vivendo questo momento. Ci arricchiamo della sua grazia, ci arricchiamo della sua vicinanza e la nostra vita trova in questo momento alimento e fonte di vita. L'Eucaristia sia allora per tutti quanti voi un'iniezione di fiducia e di forza per poter continuare il cammino della nostra vita.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre di tutti i secoli, Dio da Dio, la luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza. Per le tante vittime dei conflitti e dell'egoismo dei potenti, il loro grido ottenga dal cuore misericordioso di Dio consolazione e pace, e dagli uomini vera giustizia, preghiamo. Custodisci in noi per noi che partecipiamo a questa Eucaristia. Per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, ci sia concessa la grazia di vivere la parola che abbiamo ascoltato, per rendere a Dio la nostra obbedienza filiale e amare il prossimo con sincera dedizione. Preghiamo. Custodisci in noi la speranza, Signore. O Padre, che non rimandi a mani vuote chi si rivolge la a Te con cuore sincero, tutti che desidera raccogliere dalla nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
Signore Dio dell'universo, la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presenti nella terra che diventi come cibo di vita eterna, benedetto nel secolo, Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, la tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi levante di salvezza, benedetto nei secoli, Signore, me l'è pentito con te. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Allora, gloria a tuo nome, per il bene nostro e tutta la Santa. Accogli, Signore, le nostre offerte e preghiere. Fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto, loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli dei santi, cantiamo ad una sola voce l'inno della tua gloria. Thank you.
veramente santo, a te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifica l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Alla tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, e tua presa per la tua cura, e la testa della tua venuta. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Giovanni XXIII, San Nicodemo, nostro patrono, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco che presiede questa Eucaristia, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concede la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Corpo e sangue di Cristo uniti in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, Signore, partecipare, pensa, ma di soltanto una parola che sono stato.
Preghiamo. Padre Santo e misericordioso che ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare la sua stessa vita. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ecco, voglio chiedere al Signore una speciale benedizione su questa bella comunità di Mammola, una benedizione agli amministratori, del sindaco che saluto e altri rappresentanti dell'amministrazione. Un saluto particolare a questi giovani della comunità, questo è un bel coro, e al suo parroco al quale ho affidato la responsabilità di restaurare questa chiesa, che non voglio che vada in rovina. Venga conservata anche nelle sue bellezze. Gli ho chiesto anche di completare l'adeguamento liturgico con un bel lambone, tribuna fissa in marmo, di modo che possiamo avere una definizione completa dell'adeguamento liturgico. Vorrei che il mio saluto giungesse anche nelle case, nelle vostre case, giungesse ai lontani, a quelli che non frequentano le nostre chiese. Vorrei che raggiungesse soprattutto gli ammalati che ci seguono attraverso la televisione. A tutti la domenica possa portare gioia, possa portare desiderio di pace e di unità. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore. Con la vostra vita andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Confraternita della Dolorata. No, Annunziata. Dell'Annunziata, bene. Avete una bella chiesa. Voi invece confraternita? Della? Ex confraternita del Rosario. Del Rosario. Bene, bene. Ciao. Tu sei sistemato bene, va? Allora.
Ci siamo, eccoci, siamo in diretta, siamo con il dottore Roberto Barillaro, che è anche componente di una delle due confraternite che avete qui a Mammola. Questa è dell'Annunziata, la confraternita Maria Santissima dell'Annunziata. Raccontiamo un po' la storia di questa confraternita, immagino antica. È un'antica confraternita, gloriosa, che abbiamo notizie della sua istituzione. Nella seconda metà del Cinquecento abbiamo notizie, però ha ricevuto il regio assenzio da Ferdinando IV nel 1773. È una confraternita che è sorta per volontà soprattutto di lavoratori, artigiani, commercianti all'epoca. Poi si è ingrandita, oggi contiamo oltre 80 confratelli, tra confratelli e consorelle. E seguiamo tutti i riti dell'anno liturgico, facciamo la festa della titolare, la Maria Santissima dell'Annunziata, la festa di San Cosimo a settembre. C'è una grande religiosità qui a Mammola, avete anche la festa del Santo Patrono, insomma San Nicodemo che è molto seguita, ma tanto altro. Sì, San Nicodemo indubbiamente rappresenta Mammola, l'anno 1000. Vieni pure da questa parte, allora abbiamo anche l'altra confraternita. Una volta c'era la rivalità, non c'è più adesso. No, assolutamente. Collaboriamo nella pace
nella tranquillità con fratelli e con sorelle, c'è un clima disteso, non ci sono state mai grosse rivalità. Si cerca di operare per il bene di tutti, della popolazione. Questa è la confraternita. Vado dal giovane un attimo. Confraternita intitolata Del Santissimo Rosario, a Maria Santissima del Rosario. Raccontiamo un po' l'attività, quello che fate durante l'anno. Allora, io sono un novizio, diciamo, e sono da reggente proprio entrato all'interno di questa grande famiglia che è la Perché hai scelto questa e non quella? Allora, sulla scelta non c'è una grande differenza, è perché all'interno di questa grande comunità di Mammola c'è questa grande fede tra, come ci ha detto prima anche il mio confratello, che è una grande fede sia da parte della confraternita dell'Annunziata che avete già visto, e sia dalla parte nostra. La nostra confraternita è una delle più antiche, del territorio di Mammola, infatti è arciconfraternita del Santissimo Rosario. La più antica? Sì, ma di poco. No? Comunque... Lei perché ha scelto questa invece? In questa confraternita è una questione di appartenenza, da generazione in generazione. Mio nonno, mio padre, non tutti si iscrivono. È affettiva, ecco. Sì, una questione affettiva. Abbiamo la nostra chiesa che la sentiamo come casa nostra. Sono valori che cerchiamo di tramandare anche nelle nuove generazioni. Dottore Barrellaro, lei che ha anche una memoria storica qui di Mammola, raccontiamo Mammola. Religiosità anche molto accentuata, perché sì, io so che i riti sono stato sempre un attaccamento a questi riti antichi religiosi, e adesso ci siamo un po' modernizzati, ma sempre lo spirito è quello di fratellanza, di fraternità, di amore per il creato, per tutto quello che può offrire la nostra terra, diciamo. Chiuderemo la puntata di oggi. Ancora qualcosa? No, non ho capito che ci sono tanti giovani che partecipano. Sì. Così chiuderemo la puntata di oggi. Ancora qualcosa, no? Ci sono tanti giovani che partecipano. Sì. Diciamo che all'interno delle due confraternite c'è una grande partecipazione di giovani. E chi vuole ancora e chi sente all'interno di sé di fare di sentirsi questa appartenenza, che è sotto il segno di Maria, tutte e due, che possa accompagnare sia la nostra confraternita dell'Annunziata. A lei invece un compito di scrivere il carattere del Mammola. Carattere i suoi confratelli. Sì, gioviale, ci riuniamo spesso anche in convivi dopo le attività che noi. Attività di mangiacogna, quello che ho capito io. Sì, dopo convivialità, ci dobbiamo rinforzare, riprendere le energie. E qui avete lo stock, insomma, che fa da padrone in tutto. Sì, c'è qua. Questo è il grande standard che insomma gira per Mammola in tutte le loro rappresentazioni religiose che ci sono qui nel paese. Prego. In oro zecchino molto antico è stato restaurato perché la seta ormai si è finita. Adesso andiamo anche fuori Mammola quando ci invitano nelle riunioni nazionali, regionali. No, io voglio vieni un attimo qua, così almeno ti chiediamo come ti chiami, perché è bellissimo vederlo vestito così.
Come ti chiami? Vincenzo. Vincenzo. E tu perché ti sei vestito così? Perché sono della confraternita. Perché sei della confraternita? Anche lui è della confraternita. È la mascotte. La mascotte, la nuova generazione che avanza, insomma. Potrebbe essere il futuro priore lui, perché è molto devoto, assiduo, è un bimbo veramente tranquillo, di buoni sentimenti. E allora sono le 11:22 minuti primi, chiudiamo qui la puntata di oggi della Domenica del Borgo, questo è anche belvedere, insomma, un bimbo che ha abbracciato il pensiero della confraternita, insomma, ha detto io faccio parte della confraternita. È tutto, torneremo domenica prossima, vi annuncio che saremo a Locri, quindi torneremo nella città di Locri con la Domenica del Borgo. Vedo qualche cenno ma non vedo Sua Eccellenza, quindi penso che di poter chiuderla qui. Chiudiamo qua l'appuntamento di oggi, torneremo appunto domenica prossima, alla prossima. Ho visto gente sola andare via, sai, le macerie, i sogni di chi spera, vai, tu sai di me, io so di te, ma il suono della domenica dov'è? Al mio paese fiorire il grano a braccia tese verso l'eternità, il mio paese. Ho visto cieli pieni di miseria, sai, visto fedi false fare solo guai, che sai di noi, che sai di me, al suono della domenica dov'è? Al mio paese vedo falciare il grano a mani tese verso l'eternità.